La parte più bella è la parte a terra, dove i circoli si sono sprecati veramente nella nostra accoglienza, di una squisitezza e di una gentilezza unica, veramente encomiabile sotto questo profilo. La parte a mare, che non dipende sicuramente dai circoli, ci sta dando veramente del filo da torcere. Con tutti questi salti di vento e con queste mollane, sicuramente i più bravi vengono sempre fuori. Però qualche rimpianto te lo danno sempre. Ma anche la terza giornata di campionato è molto calda e poco ventosa. La brezza leggera non supera mai i 6 nodi di intensità e consente lo svolgimento di una sola prova. Il comitato di regata tenta di dare il via a una seconda partenza, ma la regata viene annullata in corso d'opera. E il totale delle prove disputate raggiunge quota 3. Anche durante la quarta giornata la musica non cambia. Il comitato dà il via a una sola prova che oltretutto viene accorciata perché il vento prende e molla di colpo prima del previsto. Molto faticoso dal punto di vista meteo perché il vento non ci aiuta. Il campo di regata non ci aiuta, quindi è molto molto faticoso. Però tanto questo è quello che è, quindi dobbiamo adattarci alla situazione. Una volta ti va meglio, una volta ti va peggio. Oggi è andata molto male. Tra le prime barche abbiamo il progetto più vecchio. È una barca che non nasce per le competizioni, quindi probabilmente siamo la barca più pesante della flotta. Parliamo di 6.700 kg. L'equipaggio è bravissimo. Non posso dire niente a nessuno, diciamo che l'unico scarso sono io. E ho un equipaggio di tutti i ragazzi, l'età media è 28 anni, a parte me naturalmente, e nessun professionista a bordo. Di conseguenza, insomma, ci divertiamo e va tutto bene. Chiaro, abbiamo una barca che non ci permette l'errore. Se facciamo un errore noi lo paghiamo caro, se lo fanno barche più moderne riescono a rimanere davanti. A terra, guardando la classifica, in classe 0 regata prosegue inarrestabile la corsa del Gran Soleil 42 Raceman, timonato da Enrico Zennaro, che in compensato si aggiudica la prova davanti Verve Dalia TV, con Francesco De Angelis alla tattica e Lorenzo Bodini al timone. Queste condizioni di vento penalizzano molto le barche grandi come Verve Dalia TV e QQ7 che per battere Mann dovrebbero tagliare il traguardo con oltre 15 minuti di vantaggio. In classe 1 crociera il successo della giornata va al Milius 14:55 Fra Diavolo di Vincenzo Addessi, con Paolo Scutellaro alla tattica, che si porta al comando anche della classifica provvisoria del proprio gruppo davanti a Jonathan Livingston di Giorgio Diana. In classe 2 crociera a portare a casa la vittoria di giornata il Canar 41 Tsunami di Matteo Ranucci e Laura Orsolini, che si avvicinano così al leader della classifica Alba Roschi, dell'armatore timoniere Francesco Siculiana, primo di classe dopo 4 regate dietro ai cechi di Three Sisters, che però non concorrono per l'assegnazione del titolo italiano. E Scandalo e Scricca si mantengono al primo e al secondo posto della classe 3 crociera, mentre Rewind di Claudio Paesani scende in terza posizione. L'ultimo giorno però ad attendere gli equipaggi c'è una sorpresa. Dopo una settimana di vento leggero soffia un libeccio che tocca i 20 nodi di intensità. E il proverbio meglio tardi che mai calza assolutamente a pennello. Il comitato di regata riesce con estrema puntualità a far partire 2 prove e finalmente una bella giornata di sport prende il via. I giri di boa diventano appassionanti e durante i lunghi lati di poppa le straorze sono dietro l'angolo. Per gli equipaggi meno esperti il gioco si fa duro,
e alcuni scafi sono costretti a tornare a terra dopo aver subito danni importanti. Così, con una giornata finalmente entusiasmante, si conclude il campionato italiano assoluto di vela d'altura. E in banchina, grandi sorrisi sostituiscono i volti scuri dei giorni precedenti. Oggi è stata una bellissima giornata, ci siamo divertiti molto. E la barca va sicuramente molto bene con vento, è proprio un piacere portarla. Quindi insomma, io penso che abbiamo fatto due belle regate, non ho ancora visto la classifica, ma penso che abbiamo fatto dei buoni risultati. Abbiamo lavorato tutto sommato bene, qualche piccola sbavatura, ma insomma in condizioni del genere ci stanno, ecco, non si può pensare di essere sempre perfetti. Per il resto, ripeto, la barca ci è piaciuta molto in poppa, su cui abbiamo lavorato molto per migliorarla dopo Cagliari, e direi che siamo andati nella direzione giusta, quindi positiva la giornata. Il risultato finale è arrivato adesso in banchina, siamo terzi della nostra classe, quindi alla fine è abbastanza bene, anche se eravamo arrivati, diciamo, con ambizioni più importanti, però lo sport, siamo contenti di quello che abbiamo fatto. Ci sono sempre state regate di vento leggero, per cui insomma è stato bene che oggi siamo fatte due belle prove con più mare e onda, almeno per vedere tutte le barche in condizioni diverse. È stato bravo poi alla fine il comitato, è stato puntuale a far correre le due prove. Insomma, non tantissime barche, alcune barche insomma molto interessanti, e insomma, ripeto, sarebbe piaciuto più vedere più condizioni, però anche il periodo dell'anno, agosto, in genere c'è sempre poco vento, e alla fine così è stato. In classe 0 regata a vincere il Gran Soleil 42 Raceman di Riccardo Di Bartolomeo, che aggiudicandosi la prima prova dell'ultima giornata si permette il lusso di rientrare in porto in anticipo, senza disputare la seconda e ultima prova. Mann bissa il titolo conquistato l'anno scorso a Gaeta e lo somma al titolo europeo di Cagliari. Verve Dalia TV, nonostante la vittoria dell'ultima prova, chiude al terzo posto, alle spalle del Gran Soleil 42 Kronos 2. Siamo arrivati qui con un allenamento pazzesco, perché il giorno prima eravamo a farla a Palermo Monte Carlo, che abbiamo vinto in Orc. E lì abbiamo trovato delle condizioni incredibili, cioè zero vento di notte, di giorno, tanto vento, quindi tutto quello che poteva succedere in barca, cioè, manovre, peeling di spie, cambi di jib, quindi abbiamo veramente avuto l'opportunità di provare delle cose che, guarda caso, poi qui sono purtroppo come a Cagliari, cioè c'è stato poco vento, qui sono servite molto, perché quegli assetti che abbiamo adottato quando, per esempio, all'arrivo della Palermo Monte Carlo, dove siamo arrivati alle 2 di notte e non c'era vento più per nessuno, eravamo 30 miglia indietro, siamo arrivati sotto le altre barche e le abbiamo battute nell'ultima ora, ultime tre quarti d'ora, ci hanno permesso anche qui di sfruttare queste cose che abbiamo provato qualche giorno fa, e siamo riusciti ad uscire da buchi di vento incredibili in maniera molto, molto efficace. Bis del titolo italiano anche per il Milius 14.55 Fra Diavolo di Vincenzo Adessi, che vince in classe 1 crociera davanti a Jonathan Livingston e a Canapiglia. In classe 2 crociera invece vittoria per il Gran Soleil 40 Alvaroschi di Francesco Siculiana, che ha preceduto Jumat di Flavio Trusendi e Tsunami di Ranucci Orsolini. Ma senza dubbio il finale in classe 3 crociera è stato il più avvincente di tutti. Il Comet 38 Scricca di Gianfranco Cioce con Daniele De Tullio alla tattica si aggiudica il titolo italiano con un solo punto di vantaggio sull'X37 Rewind di Claudio Paesani e con due sull'M37 Escandalo di Manuel Costantin. Il 2011 ci porterà qualche novità sia da un punto di vista di attribuzione del campionato e di numeri, però in fondo
anche il numero delle barche qui, se non quantitativamente elevato, è sicuramente qualitativamente elevato. Ci sono tanti campioni, ci sono tante barche di altissimo livello. 2011 non credo che sarà un anno di sicuro rilancio da un punto di vista economico, però qualche piccolo aggiustamento che noi dell'UVAI cercheremo di apportare sicuramente dovrebbero migliorare la situazione, con la speranza di avere dei campionati magari con lo stesso livello tecnico ma qualche decina di barche in più. Si conclude così la stagione di regate orche per il 2010. Il prossimo anno le regate si sposteranno sull'Adriatico e a Trieste spetterà l'assegnazione del titolo italiano 2011. Speriamo che il capoluogo veneto regali giornate più ventose ed appassionanti.